Manovra, la CISL chiede rigore ed equità. Vertenze, in piazza lavoratori Elsag e Selex. Rifugiati, 44 milioni costretti alla fuga. Un saluto a tutti, bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Economia e politica in primo piano oggi, con l'ultimatum della Lega al governo da un lato e il ministro dell'economia Tremonti già al lavoro sulla manovra triennale che presenterà al Consiglio dei Ministri il prossimo 29 giugno. Una manovra da 40 miliardi che Confindustria chiede di approvare il prima possibile e nella quale CISL e UIL chiedono di inserire anche la delega per la riforma fiscale. Una manovra che per la CISL deve saper coniugare rigore ed equità. È quanto ha ribadito stamane il segretario generale Raffaele Bonanni nel corso della trasmissione Symposium. Sentiamo cosa ha dichiarato Bonanni. Noi pensiamo che le manovre rigorose per mettere al riparo i conti pubblici sia un fatto necessarissimo. E insisto, noi siamo stati i primi a chiederlo quando gli altri facevano altri discorsi. Però quando si taglia, bisogna vedere su che cosa si taglia e soprattutto bisogna saper dimostrare che le ingiustizie vanno rimosse, perché non esiste rigore senza giustizia. Per essere chiari, noi riteniamo che la riforma fiscale sia un segno della ricerca di giustizia nel rigore e che il taglio delle spese della politica, dei partiti politici, delle consultazioni elettorali, del mantenimento, e noi invece siamo per ridurlo drasticamente, tutto il sistema istituzionale e amministrativo, questo sia un punto che o si affronta adesso o non si affronterà mai più. Equità e rigore, giusto quello che dicevamo, ed è quello che gli 80.000 lavoratori e pensionati che sabato scorso sono confluiti in Piazza del Popolo a Roma, richiamati dalla manifestazione di CISL e UIL, ora si aspettano. Su questo vediamo il servizio realizzato da Maria Antonietta Tosti. Siamo qua perché vogliamo la riforma fiscale, ma vogliamo una riforma fiscale come si deve, nel senso che chiediamo meno tasse sui lavoratori dipendenti e sui pensionati. Sono qui perché c'è un articolo della Costituzione che dice che tutti sono tenuti a concorrere alle spese dello Stato in ragione della loro capacità contributiva, che non è ancora rispettato pienamente. Ci vuole più uno sblocco totale. Le tasse sono assai, i soldi sono pochi. Da 1.700.000 che prende mio marito, ma prende appena appena 800 euro. È poco. Non si può andare avanti così. Vogliamo che si tengano i conti pubblici a posto, ma vogliamo la riforma fiscale che mette in condizione l'economia di stare meglio, perché lavoratori e pensionati non hanno di che spendere perché pagano troppe tasse. Il governo deve tagliare le tasse, se no se la vede con noi. Saremo sempre più incalzanti, perché è una vergogna che le persone più povere debbano pagare più di chi è ricco. Io sto con Bonanni, sono fiera di essere una cislina. Ecco, chiedo alla CIS di continuare a lavorare in questo modo per poter portare questa democrazia, che ne abbiamo bisogno tutti, di chiedere un abbattimento del fisco. Diano più lavoro ai giovani e inoltre anche aumentino le spese per l'istruzione, per la sanità, per le cose che riguardano noi giovani e tutti gli italiani. Non siamo colpiti soltanto dalle tasse nazionali, ma anche quelle regionali, locali, quindi i nostri stipendi vanno man mano indietreggiando rispetto al costo della vita. Tutti quanti dobbiamo pagarli in modo giusto in base ai redditi percepiti. La situazione è critica un po' per tutti, quindi speriamo in qualcosa di meglio, vogliamo qualcosa di più. È giustissimo che difendiamo i nostri diritti del lavoro e soprattutto della vita. .
ridurre le tasse sul lavoro. Il lavoro in Italia costa troppo e i lavoratori pagano troppe tasse. Seconda questione, bisogna ridurre l'evasione fiscale e i costi della politica e della pubblica amministrazione, che in Italia sono diventati veramente esorbitanti e che drenano grandi risorse che possono essere destinate invece appunto allo sviluppo, ad aumentare i consumi e fare gli investimenti. Andiamo di male in peggio, noi siamo pescatori pensionati, prendiamo 500 euro al mese, dopo 40 anni di contributi, di pericoli, di strapazzi, di preoccupazioni, di spese. Anche noi, 400 euro. 470, 80, 70, è uno schifo. Per noi giovani il mondo del lavoro è veramente un disastro, se no non ci sono i soldi ed è veramente un problema. Siamo sempre più tassati e le cose non funzionano. Meno tasse e le tasse le pagassero gli altri, quelle che non l'hanno mai pagato in Italia. Meno parole e più fatti. Vogliamo una riforma fiscale giusta, che finalmente coinvolga tutti e non i soliti paganti. Oggi siamo tutti stanchi, comprese le aziende e i lavoratori, perché le tasse si stanno esagerando e non possiamo più andare avanti. La nostra presenza fa vedere il governo che comunque o cambia o cambiamo. Vogliamo sicuramente vivere in una società in cui tutti abbiano gli stessi diritti e la possibilità di crearsi un futuro. I soldi sono pochi, danno troppo pochi. A noi ci servono i soldi per campare, non per divertirsi. Il divertimento glielo lasciamo a loro. Ci devono dare i soldi che si spettano, quello che ha lavorato una vita. Fisco? Ma non solo, apriamo il capitolo delle vertenze con il settore metalmeccanico tra i più colpiti della crisi. Stamane a Piombino, come negli altri presidi nazionali della Lucchini, si è tenuto uno sciopero di 2 ore proclamato dai sindacati contro i ritardi nella definizione del piano finanziario dell'azienda. E sempre oggi a Genova hanno sfilato in piazza i lavoratori della Elsag e della Selex nel corso dello sciopero di 4 ore proclamato da FIM, FIOM e WILM, in vista dell'incontro del 27 giugno prossimo con l'azienda per chiedere una prospettiva vera per la nuova società. In piazza c'era anche il segretario della FIM di Genova, Claudio Nicolini, al quale abbiamo chiesto telefonicamente di spiegare le motivazioni che hanno portato in piazza i sindacati. Sentiamo. Noi, in base alle richieste di numeri di cassa integrazione proposti dall'azienda stessa, crediamo e diremo che il numero complessivo del personale da collocare in CIG deve essere ridotto. Si parla di 650 persone che per noi sono eccessive, tenuto conto delle cessioni appunto dell'azienda che ha in corso. Noi chiediamo che la CIG vada gestita in modo solidaristico e quindi non possono esistere aree aziendali, come loro vorrebbero, completamente escluse. Noi chiediamo inoltre che il numero di giornate paventato per circa 3.300 persone di circa 50 giornate annue debba essere ridotto e vada in ogni caso comunque chiarito che il numero di quelle giornate è il massimo raggiungibile. Noi crediamo inoltre che sia inaccettabile, e sono 240 persone, un numero ridotto che deve essere messo in cassa per 4 mesi a rotazione, venga appunto applicata questa rotazione quadrimestrale, ma noi riteniamo che vada quindi garantita una quantità di giornate di CIG uguale agli altri dipendenti. Questo è applicare la solidarietà come noi abbiamo richiesto, e noi ci faremo forti appunto anche delle posizioni portate unitariamente nella riunione del 27-28 per ottenere queste cose. Tante ristrutturazioni, riorganizzazioni, dunque, mentre l'Istat certifica un aumento del fatturato dell'industria italiana ad aprile dell'1,5% rispetto a marzo e una crescita del 14,2% su base annua, un rialzo che si avvantaggia del risultato particolarmente positivo ottenuto all'estero. Come pure principalmente alla componente estera è dovuto il calo mensile degli ordinativi del 6,4% a
fronte comunque di un aumento del 5,8% su base annua. Per Luigi Sbarra, segretario confederale della CISL, si tratta di dati che segnalano una ripresa economica timida ed incerta, trainata soprattutto dalla domanda estera. Per questo Sbarra sottolinea l'esigenza di una più concreta politica industriale da parte del governo che indirizzi le ristrutturazioni e le riconversioni industriali in atto. E continuiamo a parlare di lavoro, in particolare del lavoro dei giovani, in vista dell'incontro sull'apprendistato che si terrà mercoledì prossimo tra il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maurizio Sacconi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori. L'auspicio ovviamente è che si trovi un'intesa che favorisca l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Anche di questo ha parlato stamane Bonanni a Symposium, sottolineando in particolare la necessità di verificare bene quanta formazione si fa sia in azienda e sia fuori dall'azienda. Inoltre, ha precisato il segretario generale della CISL, se l'apprendistato sarà il canale principale per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, allora occorrerà limitare l'uso di stage e tirocini che devono servire solo per coloro che fanno corsi universitari o l'ultimo biennio delle superiori. E cambiamo decisamente argomento, perché cercano lavoro, ma soprattutto un futuro, i 44 milioni di rifugiati, mai così tanti nel mondo negli ultimi 15 anni. Questi i dati forniti dal rapporto statistico annuale dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, pubblicato oggi in concomitanza con la Giornata Mondiale del Rifugiato. Una tragedia che colpisce soprattutto i paesi più poveri. In Pakistan vivono 1.900.000 profughi, 1.100.000 in Iran, 1.000.000 in Siria, dati resi ancora più drammatici dall'esiguo numero di chi è riuscito a tornare a casa, nemmeno 1 su 10 del totale. E su questo abbiamo raccolto il commento del segretario confederale della CISL, Liliana Okmin. Sentiamo. Non a caso ha le sue antenne nei paesi di provenienza di molte sedi, siamo in procinto anche di rinforzarlo in Tunisia, proprio perché richiamiamo la necessità di essere vicino nel processo di democratizzazione di queste nazioni. È fondamentale anche impegnarci come nazione e come comunità internazionale a diminuire le guerre nel mondo, perché sono i principali fonti, appunto, che cagiona e che spinge le persone a lasciare il proprio terra, a lasciare la propria nazione. Credo che loro non vedrebbero l'ora di poter tornare, ricominciare e avere la possibilità di ricominciare nel proprio paese, e l'impegno che tutti dobbiamo sentirlo fortemente. Bene, era questa la nostra ultima notizia. Io come sempre vi rimando per tutti gli aggiornamenti al sito di conquistadellavoro.it. A domani mattina per la rassegna stampa. Se volete scriverci, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica labortv@cisl.it. Vi do appuntamento invece per una nuova edizione del nostro telegiornale domani pomeriggio alla stessa ora. A tutti una buona serata.